Cambridge è una città universitaria parecchio grande, contando oltre 100.000 abitanti. È pieno di giovani nel parco. Ma dove? Qui a Cambridge. Marco, mi sembra Holland. In un parco. Oh, sono questo. Essa è nata come campo fortificato romano, in seguito venne trasformata in un insediamento sassone. Ma c'è? Da che parte dobbiamo andare? Ma Cambridge rimase poco più che un tranquillo paesino di campagna fino al 1209, anno in cui nella cittadina universitaria di Oxford scoppiarono violenti disordini tra gli abitanti, gli studenti e i docenti, i quali, stanchi dei continui dissapori con gli abitanti, decisero di trasferirsi, non tutti ma almeno una parte, a Cambridge per fondare una nuova università. Il sistema dei college esclusivo di Oxford e di Cambridge venne instaurato nel 1284, anno della fondazione del primo college, quello di Peterhouse. Dovettero però passare ben 5 secoli prima che le donne venissero ammesse a frequentare questa rinomata università, con la creazione dei college femminili di Girton e di Newnham, fondati rispettivamente nel 1869 e nel 1871. Fai una foto a papà mentre ti riprende. In ogni caso, le studentesse dovettero attendere fino al 1948 per avere la possibilità di laurearsi a tutti gli effetti. You promised me everything. You promised me thinking.